sono Mauro Riva, sono presidente di Sineresi, società cooperativa sociale di Lecco. Siamo nella sede principale della cooperativa, in via Balicco a Lecco, vicinissimi alla stazione. Sineresi è una cooperativa giovane, nel senso che nasciamo nel dicembre 2014, ma con una lunga storia perché Sineresi nasce attraverso la fusione di due cooperative che oggi avrebbero 32 anni di vita. Erano la cooperativa sociale La Linea dell'Arco e la cooperativa sociale Il Talento. Siamo una cooperativa conosciuta soprattutto per alcuni tipi di servizi e per alcune attività che storicamente facciamo. Dalla prima infanzia, il lavoro educativo con i minori, che oggi in termini anche di numeri è l'attività maggiore della cooperativa. Abbiamo anche un'area famiglia, sono presenti due servizi. Uno è il servizio tutela minori, l'altro è invece il servizio affidi, che in collaborazione con associazioni e con le famiglie affidatarie del territorio risponde a quelle che sono le esigenze relative a minori e famiglie in particolari situazioni di difficoltà. Siamo una cooperativa che ha come riferimento il tentativo di stare dentro la comunità e di lavorare con la comunità il più possibile. Sono Angela Palleschi, sono coordinatrice del servizio affido distrettuale. È un servizio promosso dagli ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate e gestito dalla cooperativa sociale Sineresi. Il nostro lavoro si concentra principalmente nel accompagnare le famiglie affidatarie in questo percorso di accudimento, crescita di questi bambini che provengono da altre famiglie. Collaboriamo con servizi specialistici, servizi di tutela, le associazioni che lavorano con le famiglie, Alfa ad esempio, l'associazione lecchese delle famiglie affidatarie, ma anche ad esempio altre associazioni del Meratese come l'associazione ALEGI. Collaboriamo con altre istituzioni del territorio, ad esempio con le istituzioni scolastiche, perché sono diverse anche le attività di promozione e sensibilizzazione che occorre fare perché siamo sempre un po' alla ricerca di risorse familiari, di famiglie che si rendano disponibili ad accogliere questi bambini. Ogni affido è una storia a sé. Ci sono più di 60 affidi in corso. Noi abbiamo una banca dati di queste famiglie, ci sono 30 più o meno, anche forse di più, 30 famiglie che sono disponibili e quindi in attesa di accogliere un bambino. Però diciamo che più famiglie ci sono, più riusciamo a coprire il bisogno di questi bambini. Mi piace un po' leggere un estratto di una lettera che una bambina appunto ha scritto dopo che ha fatto un percorso di accoglienza di un'altra bambina in affido. E lei dice: "La mia vita era sempre stata una vita tranquilla, bella, felice, quando un giorno arrivò come un'onda che vuole spazzare via tutto una bambina di 8 anni. E a un certo punto racconta anche che lei era abituata a cantare sotto la doccia e adesso si vergognava e non voleva più farlo. E conclude dicendo: "Sono contenta di aver fatto questa scelta insieme ai miei genitori e se dovessi tornare indietro per rifare la scelta, sceglierei l'affido. PS, adesso però ho ripreso a cantare sotto la doccia e strano ma vero, lei ha preso da me." Abbiamo però anche un'area anziani, quindi con attività educative ma anche di sostegno alla domiciliarità e quant'altro. Abbiamo un'area formazione e consulenza all'interno della quale abbiamo due principali attività. Una è la gestione del centro di formazione professionale polivalente che è di titolarità del Consorzio Consolide, ma che realizza poi le proprie attività attraverso l'organizzazione da parte della cooperativa. E sempre dentro l'area formazione e consulenza abbiamo il centro arti terapie, cioè una scuola di musicoterapia, una scuola di danza movimentoterapia,
una scuola di arte terapia e una scuola di dramma terapia. È una realtà conosciuta praticamente in tutta Italia. Cerchiamo come cooperativa di essere quello spazio intermedio, quel luogo di incontro tra la domanda e l'offerta di servizi alla persona più istituzionali, cercando nelle diverse situazioni di inventare cose nuove e di mixare quello che è il welfare più tradizionale con soluzioni e risposte che siano il più innovative possibile, ma che siano anche dentro una visione di una welfare di comunità. Sono Annalisa Pozzi, educatrice della cooperativa Sineresi. Ci troviamo al Baricentro, Costa Masnaga. Il Baricentro è un progetto promosso dalla cooperativa insieme al comune di Costa, ormai da 17 anni, ed è un bar, centro sociale e culturale. La cooperativa ha provato a vedere se era possibile un progetto educativo di promozione e di prevenzione dentro un locale bar. Forse la particolarità che ci ha portato a continuare a lavorare in questi 17 anni è stata proprio quella dell'aver investito sulle persone che abbiamo incontrato, e credo che giovani siano cresciuti, abbiano avuto l'opportunità qua dentro di avere un luogo di incontro, ma anche di sviluppo di una propria capacità, di un proprio pensiero critico rispetto a tante questioni. Sono Marco Crea, sono un fotografo. Annalisa, che è il perno del Baricentro, ha aiutato tanto la mia crescita professionale, lei come tutti i ragazzi. Si merita un grande applauso da parte mia e credo da tutto il paese di Costa Masnaga, perché quello che ha fatto, che ha creato, è veramente una cosa grande. Devo tutto, devo tanto a questo posto. È una casa, una seconda casa. Con Anna, circa 3 anni fa, abbiamo deciso di riempire questa parete. E per me avere le mie foto esposte qua vale di più quasi che averle esposte in un grande museo, perché è proprio una cosa di cuore. Mi chiamo Jimmy e la sera, quando ho finito di lavorare, faccio un giro al Baricentro proprio per rilassarmi, incontrare gli amici, quelli storici, e quando capita fare anche nuove amicizie. Se dovessi sintetizzarla in una parola, utilizzerei appunto casa. La vita non è sempre positiva o negativa e gli amici aiutano anche a rendere più leggere quelle che sono le vicissitudini quotidiane. Altra scommessa fatta dalla cooperativa è quella dell'aver lavorato con un'equipe, un gruppo di operatori misti, quindi educatori professionali, operatori sociali, ma non solo, nel senso che con me, che sono qua da 17 anni, hanno lavorato baristi, hanno lavorato operatori che, formandoci insieme, sono riusciti poi a creare, a portare avanti questo progetto di comunità. Sono Johnny, un ragazzo che è sempre uscito qui al Baricentro e in questo momento sto svolgendo il mio anno di servizio civile da educatore qui, perché mi sono laureato a luglio in scienze dell'educazione. Gestisco in particolare la programmazione musicale, un progetto che Anna porta avanti da tantissimo tempo come Baricentro, che è quello del palcoscenico aperto, che è uno spazio dedicato alla musica emergente di zona. E questo è successo anche a me personalmente, perché insieme a un amico avevamo coltivato questa passione per la musica hip hop. Quando poi abbiamo deciso di pubblicare la nostra musica, ci è stato dato sostegno per organizzare le nostre serate di presentazione. Da lì è nato un ciclo di eventi che supportano la scena locale underground della musica hip hop. Il Baricentro è frequentato da famiglie, con noi in questa palazzina c'è una scuola di danza, ci sono alcune associazioni, lavoriamo con i giovani, lavoriamo con gli anziani, nel senso che qua c'è anche un incontro di generazioni diverse. Il nostro metodo di lavoro è proprio quello del partire da chi incontriamo, dalle risorse. Anche la fragilità è una risorsa. In questi anni abbiamo creato un bar un po' dinamico, chiamiamolo così. Io sono Grazia, qua detta Crippina. Frequento questo posto da quando ho aperto, perché mi ci portava mio fratello. È una famiglia, appunto. Ci troviamo qui tutti i mercoledì sera e abbiamo appunto questa possibilità di esprimerci tramite questo laboratorio di riciclaggio creativo. Questa è una statua che è la nostra piccola lotta contro la violenza sulle donne.
Noi abbiamo fatto come laboratorio creativo il basamento e abbiamo inciso questa frase: la violenza è il rifugio di chi non ha capito, e dietro, con una raccolta di frasi della popolazione, abbiamo estrapolato queste parole, che possono essere sia i difetti che i pregi delle donne. Il laboratorio creativo del Baricentro ha creato delle cose che sono andate poi ad animare, a dare vita a altri spazi di Costa Masnaga. Ultimamente abbiamo costruito delle casettine di book crossing collaborando con la biblioteca, ci sono serate più culturali, abbiamo snocciolato il tema dell'uso e dell'abuso, della prevenzione alla trasmissione delle malattie sessuali. Con la biblioteca e l'amministrazione comunale da anni portiamo avanti la prevenzione all'abuso alla donna. Si creano eventi di aggregazione, dal torneo di beach volley, le mangiate, le serate di degustazione. Io sono Lara, ho collaborato a varie iniziative che sono state create dal Baricentro. Per esempio, io sono vegetariana barra vegana da tanti anni, quindi abbiamo iniziato anche a creare degli eventi come le cene con persone o cuochi del settore che venivano qui a cucinare. Poi si creava comunque un'occasione di scambio e di discussione. La particolarità di questi eventi è che sostanzialmente sono programmati e progettati con le persone. Questo ha portato in questi anni, secondo me, a far sì che il Baricentro sia una realtà viva della comunità locale. Sineresi è una cooperativa che assume la scelta di fare cooperazione all'interno del proprio territorio. Il lavoro di rete è assolutamente un elemento a cui ci richiamiamo quotidianamente. Siamo, in quanto cooperativa sociale, una impresa che però ovviamente ha come proprio scopo ultimo non quello di costruire risultati economici, ma di costruire risultati e esiti sociali attraverso anche il fare impresa. Siamo un'azienda a tutti gli effetti, anzi Sineresi nasce per, come dire, cercare di affrontare con uno strumento più al passo coi tempi quelle che sono le sfide di oggi anche dal punto di vista imprenditoriale.